E ciao a tutti ragazzi, io sono Jeff e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo tornati qua per parlare ancora di Daredevil, per questa news freschissima ragazzi. Perché infatti è uscita questa notizia. A parte, prima di dire la notizia, voglio subito consigliare di mettere like al video, iscrivervi al canale e condividere il video con tutti i vostri amici, parenti, sorelle, zie di trentesimo grado, tutti quanti. E quando vi iscrivete, attivate anche la campanellina degli avvisi, così ogni video che faccio, anche se ne faccio pochi ma buoni, cioè pochi ma buoni almeno, e quando escono i miei video, almeno attivate la campanellina così vi arriva sempre la notifica. Allora, ragazzi, direi subito di partire con la news. Perché infatti, ragazzi, questa news dice infatti che Kevin Feige in questa intervista di Spider-Man No Way Home ha confermato che Daredevil, a parte che si vedrà in molti prodotti della Marvel, cioè che quindi si vedrà almeno, quindi Daredevil tornerà, ma soprattutto che sarà ancora interpretato da Charlie Cox, che per chi non lo sa l'ha interpretato nella sua serie TV che ha fatto 3 stagioni su Netflix. Tra l'altro non si sa ancora come introdurranno bene Daredevil per ora. Per ora però si sa che tipo si potrà vedere in Spider-Man No Way Home Echo, forse Occhio di Falco, e si dice che faranno o un film o un'altra serie TV sempre su Daredevil, che sarà proprio un prodotto a parte. Poi mi sembra basta, ma casomai ve li metterò qua sopra immagine, qua sopra, sì, li vedrete l'immagine dei titoli dei prodotti in cui apparirà. Però non si sa ancora come sarà introdotto, perché magari sarà come abbiamo scoperto in Loki, che ci possono essere molte varianti, oppure cioè, se sarà proprio una variante, quindi ci faranno tutta una storia nuova di Daredevil. Oppure che magari sarà proprio quello di Netflix, uguale identico, che proprio lo prendono, tipo si vede, non so, in un tribunale, e tipo lo prendono da lì e lo portano poi nella Marvel, cioè in un prodotto Marvel, così tipo arriva, non si sa, tipo per la roba adesso del multiverso. Però intanto ragazzi direi di farvi vedere l'intervista che hanno fatto, così proprio potete ascoltare tutta l'intervista. Ok ragazzi, questa è l'intervista, direi subito di farvela ascoltare. Come potete vedere dietro c'è proprio Spider-Man Way Home, tutta la scritta, e direi di farvela subito ascoltare. If you were to see Daredevil in upcoming things, Charlie Cox, yes, would be the actor playing Daredevil. Where we see that, how we see that, when we see that, remains to be seen. Come avete sentito ragazzi, che vi ho fatto adesso ascoltare l'intervista che hanno fatto a Kevin Feige, come avete sentito ha confermato che Charlie Cox tornerà nei panni di Daredevil. Poi si vedrà anche, come volevo dire prima, quali personaggi torneranno, di sicuro Kingpin, che forse vi dà pure in ok, poi non si sa ancora se lo prenderanno da quell'universo, cioè dalla storia che abbiamo potuto vedere nella serie TV di Netflix, se prenderanno anche Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist della serie TV dei The Defenders. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per averlo visto.
Vedete altre news in tema Marvel o altri prodotti, iscrivetevi sempre al canale, magari scrivetemi un commentino qua sotto. Direi che per questo video è tutto, vi aspettiamo per la visione, come sempre mettete like, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ragazzi!